Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi vi do il benvenuto in un nuovissimo video. Oggi è il primo ottobre 2021 e inizia ufficialmente il decimo mese dell'anno, mese dedicato ad Halloween. In questo video vi ho elencato e vi fornisco varie informazioni su 5 titoli in uscita nel corso del mese per le varie piattaforme disponibili sul mercato. Non sono per forza tutti titoli horror, ma trovo che siano perfetti per celebrare al meglio la festa di Halloween. Adesso ragazzi, senza perdere tempo in chiacchiere, vi lascio al primo videogame della lista. Direi di partire con Metroid Dread, in uscita per Nintendo Switch l'8 ottobre 2021. Si tratta praticamente di uno spin-off della serie nato inizialmente come gioco per Nintendo DS nel 2004 e poi cancellato nel 2006. A distanza di tanti anni, la casa di Kyoto ha infine poi deciso di riportare in vita Metroid Dread, che vi ricordo uscirà in contemporanea anche per Nintendo Switch OLED, nuova console Nintendo in uscita sempre l'8 ottobre 2021, ma le daremo un'occhiata più tardi. Metroid Dread è un gioco d'azione in 2D che vede Samus alle prese con una nuova missione: uccidere il parassita X attraverso le viscere del pianeta per eliminare tutti i ribelli e arrivare allo scontro finale con il parassita. Riprende la formula classica della serie resa celebre da Metroid, Metroid 2 Return of Samus e Super Metroid, presentandosi come un Metroidvania in due dimensioni ricco d'azione, lasciando temporaneamente da parte le meccaniche esplorative della serie Prime. Metroid Dread è compatibile anche con gli Amiibo, l'Amiibo di Samus che vi permetterà di sbloccare un serbatoio d'energia extra quotidianamente, mentre il personaggio Emmy vi consentirà di ottenere un serbatoio missili giornaliero. Tenete presente che a causa di problemi con le spedizioni, gli Amiibo usciranno più tardi rispetto al gioco, quindi eventualmente li potremo tenere in considerazione per una seconda run oppure li potremo tenere sigillati da collezione. Come secondo titolo vi voglio citare Back 4 Blood, che è il nuovo gioco degli autori di Left 4 Dead, uno shooter cooperativo fortemente orientato al multiplayer che riprende le atmosfere del celebre sparatutto Valve. Pubblicato da Warner Bros. E in arrivo il 12 ottobre su quasi tutte le piattaforme, manca praticamente soltanto Nintendo Switch, ovvero su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X e Serie S. Back 4 Blood si presenta come uno sparatutto adrenalinico pensato per la co-op, che vedrà un gruppo di giocatori impegnato in una guerra contro gli infestati, esseri umani trasformati in pericolosissimi mostri da un pericolosissimo virus. La campagna permette di giocare in co-op fino ad un massimo di 4 giocatori online, mentre in modalità single player il compito del giocatore sarà quello di guidare la squadra alla vittoria. Non mancherà ovviamente il supporto multiplayer PvP grazie a numerose modalità di gioco. Inoltre, Back 4 Blood presenta un sistema di carte in stile roguelite per rendere sempre diversa ogni partita. Grazie ad un cast composto da 8 diversi giocatori, nemici agguerritissimi e boss incredibilmente spaventosi, Back 4 Blood si candida a diventare uno dei titoli più attesi di questo ottobre 2021. Come terzo titolo ho scelto un racconto dell'orrore che segue il solco tracciato da Man of Medan e Little Hope, Dark Pictures House of Ashes, che cala gli utenti nei panni di Rachel King, un agente della CIA caduta in un'imboscata nel bel mezzo di una missione a cui stava partecipando insieme alle forze speciali statunitensi inviate in Iraq. Nel bel mezzo della battaglia il terreno viene sguarciato da un violento terremoto che inghiotte sia la squadra di King che i soldati del sergente iracheno Salim Othman. I pochi sopravvissuti alla caduta scoprono così di essere finiti in una grotta che nasconde un antichissimo tempio sumero. Similarmente a quanto narrato nella saga cinematografica dell'Esorcista, la dissacrazione del luogo di culto sumero risveglierà un'entità maligna che reclamerà le anime degli invasori. Starà perciò agli utenti trovare una via di fuga da questo inferno sepolto tra le sabbie e, con le proprie azioni, garantire la sopravvivenza del maggior numero possibile di membri del proprio party. Questo titolo sarà disponibile a partire dal prossimo 22 ottobre per PS4, PS5, Xbox, Xbox Serie X, Serie S e PC. Come quarto titolo ho scelto un videogame originariamente pubblicato nel 2014 su Nintendo Wii U, che ora si appresta a sbarcare su Nintendo Switch. Sto parlando di Project Zero,
Maiden of Black Water. Il titolo, coprodotto da Nintendo e Koei Tecmo, arriverà sull'ibrida della grande N il 28 ottobre 2021 e sarà pubblicato anche nei formati PC, PS5, Xbox Serie X, S, PS4 e Xbox One. Tra le novità di questa edizione troviamo alcune migliorie al comparto grafico, nuovi costumi e l'inclusione di una photo mode. L'avventura principale consiste in tre storie interconnesse che portano il giocatore a scoprire l'orribile verità dietro una serie di recenti tragiche morti avvenute in una foresta con una storia nota. Assumi il ruolo di una delle tre persone con il potere della camera oscura e la capacità di vedere le ombre di coloro che sono scomparsi. La storia ti porterà in un'avventura spaventosa attraverso le rovine di una locanda inquietante, un santuario pieno di bambole a grandezza naturale e un lago pieno di sacerdotesse morte. L'ultimo titolo di questa lista si chiama Echo Generation e si tratta di un titolo disponibile a partire dal prossimo 21 ottobre per PC e le console Xbox, quindi Xbox, Xbox Serie X e Serie S. Ambientato in una ridente cittadina della periferia americana, Echo Generation è un'avventura a turni con grafica in voxel art che vede per protagonisti dei ragazzi chiamati a investigare su di una serie di eventi soprannaturali avvenuti nel loro paesino. A caratterizzare il titolo troviamo delle atmosfere alla Stranger Things, un canovaccio narrativo intriso di enigmi da risolvere e un sistema di combattimento basato sull'utilizzo di carte battaglia da scoprire nel corso della storia e potenziare con i punti esperienze ottenuti nelle sfide con i mostri e le creature soprannaturali che infestano la loro amata città. Progredendo nei livelli d'esperienza, la banda di coraggiosi ragazzini che interpreteremo potrà avventurarsi in nuove aree della mappa e sbloccare ulteriori abilità interconnesse le carte ottenute fino a quel momento. Questo, ragazzi, mi sembra un titolo molto ma molto interessante. Come ultima cosa, non potevo non citare la Nintendo Switch OLED, la cui uscita è prevista per l'8 ottobre 2021, quindi a partire da questa data sarà disponibile in commercio, nel mentre potete già preordinarla. La console vanterà uno schermo da 7 pollici con tecnologia OLED, con colori più intensi e un contrasto elevato, e proporrà anche uno stand regolabile più largo, una nuova base con porta LAN integrata e due porte USB, più una presa HDMI integrata per connettere il sistema alla TV. Per quanto riguarda le specifiche, vi ricordo la presenza di altoparlanti integrati con un suono migliorato, uno spazio di archiviazione interno da 64 GB e la compatibilità con i Joy-Con del modello base di Nintendo Switch, oltre ovviamente al supporto totale all'intera libreria di videogiochi. Con questa nuova incarnazione, la casa di Kyoto presenta una console con hardware invariato, che migliora però alcuni aspetti come gli speaker, la dock e ovviamente lo schermo, in questo caso un brillante OLED da 7 pollici, come avete magari potuto vedere da alcune foto online. Non è certamente una rivoluzione, ma un upgrade importante per chi vuole godere al massimo dei giochi per Nintendo Switch. Va bene, ragazzi, rieccoci qua. Cosa ne pensate di questa top 5? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. E sempre qui sotto nei commenti fatemi sapere se ci sono altri titoli che aspettate con ansia e che usciranno sempre nel corso del mese di ottobre 2021. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto e vi possa tornare utile. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima, ragazzi!